San Cristoforo è un borgo che ha una grande fortuna per diverse ragioni. Una di queste è che può essere ammirato dall'alto. San Cristoforo è un borgo ovviamente completamente inurbato, è uno dei tanti borghi di Milano che è stato completamente circondato dalla edilizia degli anni 60-70. Il campanile Aguglia, tipica dell'area padana, soprattutto di quella milanese. Ecco, qui siamo in uno degli angoli più belli e più caratteristici e più antichi, tra l'altro, di Milano. San Cristoforo risale all'anno 1000, però come vedete l'amministrazione si rifiuta categoricamente di pedonalizzare queste zone. Ecco, c'è anche questo da notare, che è l'unico borgo a Milano che ha ancora un passaggio a livello, che è ancora il passaggio della ferrovia, uno dei pochissimi, perché credo che l'altro sia abruzzano, ma come vedete qui è molto curato, molto pulito, tenuto molto bene. È uno dei punti più antichi, è uno degli angoli anche più belli, più suggestivi della vecchia Milano. Ancora io chiedo, invece di buttare via tanti milioni per riaprire i Navigli, che non serve a niente, che non fa restituire il paesaggio storico della città, ma perché non mettono a posto questi angoli che già ci sono, che sono già qui belli pronti? Vanno solo sistemati, vanno solo curati, vanno solo puliti. Però non è Porta Nuova, non è il grattacielo, è la vecchia Milano, è la Milano da cancellare. Questo è come è tenuto il prato. Un immondezzaio. San Cristoforo è un immondezzaio. Ecco, qui c'è ancora il muro originario di qualche secolo fa. Vedete questi sassi? Questi grossi sassi che fanno compagnia al mattoni. Mattoni cotti al sole, tra l'altro, quindi anche friabili, molto sbriciolabili. L'unica cosa che li protegge è questo intonaco, che però ormai è vecchio. E qualcosa dei graffiti lo vogliamo dire? Ecco, anche quello della chiesa è mattone antico, cotto al sole. Si vede anche qui come si sbriciola facilmente. La chiesa di San Cristoforo dall'esterno non si vede, ma dall'interno invece pare benissimo quello che è stato in passato. In realtà si tratta dell'unificazione di due chiese, e questa per esempio è la prima navata, mentre questa è la seconda. Ecco, questa unificazione delle due chiese avvenne già intorno al XII secolo e come si può vedere la chiesa è ampiamente affrescata. Ecco, si tratta della chiesa più antica, più caratteristica, la più bella di tutto il sistema dei Navigli milanesi, almeno di quelle che si affaccia sul Naviglio, ovviamente. Nemmeno la cortesia di farne una piazzetta.
No, questo è un luogo di passaggio, non è una chiesa, non è uno dei punti più importanti di Milano, uno dei punti più belli, più pittoreschi, più caratteristici. No,